Oggi parliamo della fase 2 del Covid sulla rete ospedaliera. Ad oggi abbiamo finalmente una drastica riduzione dei ricoveri, siamo a 29 ricoveri su un bacino di utenza di 1.290.000 abitanti, quindi in sensibile riduzione, e di cui solo 7 sono in terapia intensiva. È un risultato importante. In questi giorni stiamo attuando la de-escalation dei servizi offerti dalla rete ospedaliera. In particolare, ad oggi è stato chiuso al Covid l'ospedale di Pontedera e è in via di chiusura l'ospedale della Versilia. Man mano che la casistica decresce e si raggiunge un cutoff di 5 ricoverati, diminuisce il numero di ospedali dedicati al Covid e poi a breve avremo due poli per la nostra azienda e sono poli in cui due ospedali in cui è presente la struttura di malattie infettive. In particolare servirà il bacino d'utenza della zona sud, l'ospedale di Livorno, e il bacino d'utenza della zona nord, l'ospedale di Lucca. Questi saranno i due poli dedicati al Covid in questa fase di transizione. Quando i numeri scenderanno ancora, concentreremo in un unico ospedale tutta la casistica Covid e la sede è quella del vecchio ospedale di Massa Carrara che è stato in questi mesi ristrutturato in tempi velocissimi. Ad oggi è attrezzato per la terapia intensiva con 24 posti letto e con 24 posti di degenza. In questi mesi lavoreremo ulteriormente per costruire una sala operatoria per le emergenze e lo doteremo della diagnostica necessaria portatile per curare questa patologia. Insomma, ci auguriamo veramente a breve di poter concentrare tutto su un unico polo. Ovviamente, siccome è una malattia questa in cui ancora non si è capita l'origine e quindi è possibile che ci siano dei ritorni, delle fasi di riaccensione del focolaio, i nostri ospedali sono comunque disponibili in questa escalation a riattivarsi. Quindi così come abbiamo fatto in una prima fase, ma molto meglio perché ora siamo preparati e abbiamo attrezzato anche meglio le nostre tecnologie, potremo allargare nuovamente e restringere a seconda delle necessità.